Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Rise of the Tomb Raider. Allora gente, la scorsa puntata è stata un'ode a Michael Bay, come ormai siamo abituati a vedere all'interno di questa serie, anzi a dire la verità all'interno di questa trilogia di Tomb Raider, perché effettivamente esplode tutto in certi momenti, veramente, però... Ne rido perché comunque è una cafonata che fa un pochettino ridere, però comunque è molto figo, è molto bello, quindi tutto bene. Guardate, anche questi giochi di luce sono veramente fantastici, onestamente, molto molto belli. Oh, un nuovo accampamento, rifugio nascosto, eccolo qui, e siamo di nuovo in questa zona qua, esatto. Siamo scappati dalla base sovietica. Abbiamo visto la nativa nella vecchia segheria. L'abbiamo ferita, ma sembra che abbia piazzato delle trappole lungo il perimetro. Finora c'è stata una sola vittima. Faccio un giro di rastrellamento. Attenzione. Allora, abbiamo trovato anche altre cose, quindi quasi quasi all'accampamento qua ci tornerei. E grazie a Dio siamo vestiti di nuovo con qualcosa di normale, non con quella cotta di maglia che mi sa che non cambierò più, ragazzi, perché anche se i bonus al combattimento mi fanno piacere... I momenti in cui nelle shortcut vedo Lara vestita con la cotta di maglio con qualcosa di improbabile mi viene male, è veramente orribile. Quindi direi che credo che anche voi sarete felici di vedere un abbigliamento più consono allo scenario, nonostante tutto. Va bene, allora, siamo fuggiti dalla base sovietica con quella rocambolesca fuga, eccetera, e siamo di nuovo in questa zona. Vediamo un po', abbiamo un altro punto più... Oh, ok. Jacob è andato avanti. C'è qualcosa in lui che ancora non mi è chiaro. È strano, ma in qualche modo rassicurante. Potrei dirgli qualsiasi cosa e non lo turberei. Non è una persona che dà giudizi, ma allo stesso tempo è difficile da scrutare. L'istinto mi dice che è una persona buona. Mi ha salvato la vita. Penso di potermi fidare di lui, almeno per ora. Ok. Ma non riesco a togliermi dalla testa che sa più di quello che dice. Cosa piuttosto probabile, direi. Allora, abbiamo un altro punto abilità da spendere e lo spenderemo in... Sempre cose che ci possono essere... Uccisi o storditi con un oggetto portatile fabbricato fanno ottenere più ESP. Quasi quasi lo faccio. Sto cercando di puntare su questo, ragazzi. O sulle... Cioè, su tutto quello che mi consente di avere o più esperienza o di sbloccare nuove abilità. Quindi, vabbè, dai. Mi sa che... Oppure no? Oppure no? Sto ragionando, ragazzi. I nemici senza corazza premendo al momento giusto durante un contrattacco in schivata. Ah! Ok, anche questo non è male, però in realtà... Vabbè, dai, ho deciso. Vai. Armi, posso potenziare qualcosa. E io direi il fucile va potenziato un po'. Nei danni, fa troppi pochi danni. Decisamente. Ok. Vai. I nostri potenziamenti li abbiamo fatti. Ora. Andiamo ad esplorare questa zona. Ancora di più. Alleato nelle vicinanze, missione opzionale disponibile. Non sparare. Sono con Jacob. Ci ha detto di aspettarti. Ma questi bastardi sono arrivati prima. Ok. Quindi li posso... No. Ok. Oh, che palle. Santo cielo. Stai bene? Me la caverò. Ma gli invasori potrebbero tornare. Devo trovare un posto più sicuro. C'è una grotta là, oltre il ponte. E una tana di lupi, lì non cercheranno. Ma bisogna sbarazzarsi di quelle bestie. In queste condizioni non posso farlo. Se tu uccidessi i lupi, avremmo un posto sicuro dove radunarci. Forse ho anche qualcosa per la tua pistola. Ci aiuterai?
Ok, come no. Ok, vado. Resta al riparo. Tornerò presto. Mirino per Grazie. Pistola, figo. Jacob aveva ragione su di te. Molto bene, molto bene. Continuiamo un po' a esplorare perché mi sa che qua c'è... esatto. Un po' di roba interessante. Questo si apre. C'ha il massimo. Il veleno, ok. Cos'è quella cosa verde? Ah, ecco, sì, ok. È la grotta. Qui ci sono un po' di risorse. Molto bene, andiamole a prendere. Io questa tomba della sfida, porca miseria, devo assolutamente riuscire a trovarla. E poi voglio andare a fare quella missione rosa. Oh, qui ce n'è una. Ah, questo non l'ho esplorato. Ho un dito scoperto, vai. Non conosco abbastanza il rosso per decifrare queste scritte. Oh, è di livello 3? Ma dovrebbe essere una specie di mappa. Ok, ok. Allora c'era. Ok. Va bene, andiamo. Allora, andiamo la pistola, va. In oscurità, nell'oscurità. 4 su 5 di grotte esplorate. Beh, comunque vedete che il cammino del gioco comunque un po' ti accompagna all'interno di tutto questo. Qui c'è qualcosa. Grazie. Funghi. Quasi quasi, sapete che vi dico? Provo a usare una freccia velenosa. Oppure me le tengo e le uso in altra maniera. Le userò in altra maniera. Ah, ecco, per esempio... Oh, porco mondo. Vabbè, niente. Ah, ok, aspetta, posso liberarmi. Au. Dai, vaffanculo. Curati. Ma che, guarda che odio. Vabbè. Niente. Non ce l'ho fatta. Cos'è che dicevo della nube? Puttana Eva. Dove cavolo sono adesso? Lontanissimo. Ti sei occupato della grotta? No, non mi sono occupata della grotta ancora. No, non ancora, ma lo farò. Qui. Aspetta, qui. Vai. Va bene, ritorniamo a sti cavolo di lupi. Allora, mo proviamo con la freccia. La freccia avvelenata. Può essere una buona idea. Oh, e vabbè, ma sono velocissimi. Ma non riesco a mirarli. E non ce la farò mai, ma mai nella vita. Ma mai nella vita ce la farò. Come cazzo faccio, dai? Aiuto, aiuto, aiuto! Ma non ce la farò mai nella vita. Ok, forse...
Così non li vedo, però. Sono anche andati via, scommetto. Affanculo. Non ce la farò mai a colpirli. Come cazzo faccio? Allora. Uno dovrebbe essere morto, comunque. E uno è andato. Ok. Vaffanculo, cioè, assurdo, ce l'ho fatta con la... Ce l'ho fatta con la... con l'arco e non... con la pistola invece no. Dimmi che stronza. Grazie, vai con le pelli. Esploriamo un po' meglio la grotta. Magari c'è qualcosa di interessante. Ah, ma esce da quest'altra parte? No, come funziona? Ah, ok. Ah, è così che va. Ok, va bene, va bene. Le bestiacce maledette, che nervi. Ah, ritorniamo da lui. Occo, sta tomba della sfida. Guarda, devo trovarla perché voglio trovarla, ma soprattutto... Non fatevi scappare l'obiettivo. Dobbiamo scoprire perché stavano seguendo la squadra Bravo. Ti sei occupato della grotta. È sicura? La grotta è sicura. Vai, lì non correrai rischi. Grazie. Ecco, prendi. Jacob ci ha chiesto di aiutarti a proteggerti. Sei stata tu ad aiutare noi. Bene. Mirini per pistola. Accessori per armi. Accessori per armi sono elementi equipaggiabili specifici che vengono applicati alle armi per modificarne caratteristiche ed effetti. Quando ottieni un determinato accessorio, questo sarà disponibile per tutte le armi della categoria corrispondente. Gli accessori si applicano automaticamente a tutte le armi compatibili. Molto bene. Che vuol dire che io adesso ho la pistola silenziata. Oppure devo tornare all'accampamento e poi avrò la pistola silenziata? Non si sa. Va bene, comunque, io vorrei andare qui. Voglio un attimo vedere che succede. Se aiuti i tuoi alleati, otterrai preziose ricompense. Porco mondo. Ci attaccano! Facciamo un giro. Chi se n'era accorto? Grande. Si nasconde qui da qualche parte. Forse ci sono delle tracce. Ok, trova il discendente nascosto. Figo. Ma non lo so, non ho neanche guardato. Dovrebbe essere un DLC questo. Ma guarda quel poveraccio. Forse uno di quegli armadietti. Niente, ma è abbastanza grande per nascondersi. Sangue, ho una ferita. Ferma! Non avvicinarti! Non sono della Trinità. Mi chiamo Lara e... la tua pistola è scarica. Vedo il cilindro, è vuoto. In realtà non funziona nemmeno. Sei ferita? Devo solo sedermi un attimo. Lara, hai detto? Io mi chiamo Nadia. Mi servirebbe il tuo aiuto. Cosa posso fare? Mio nonno ha lasciato il villaggio di nascosto durante la notte. Credo che sia andato alla Valle Maledetta, dove vive la strega Baba Yaga.
Stavo cercando di raggiungerlo quando gli invasori mi hanno presa. Prima che nascessi, la strega uccise mia nonna. Il nonno ha sempre detto di volersi vendicare, ma non credevo che l'avrebbe fatto davvero. Non rimane molto tempo e io non sono nelle condizioni di andare. Dobbiamo trovarlo. Ok, vai. Dove il nonno... in quella direzione e cercherò le sue tracce. Nel canyon a est? È in quella grotta? Grazie. Per raggiungere la valle devi attraversare la grotta a est. Ok. Ok. Vabbè, si può fare. Però prima vorrei andare in questa grotta qua. Gli uomini di Jacob sono stati costretti a lavorare qui. Allora, qua non dovrebbero esserci di nuovo i lupi, dovrei averli uccisi. Invece ci sono tutti. Animale raro nelle vicinanze. Dov'è? Non è qui. Oh sì. Sento zampettare. Ah, è quello. Vabbè. Con la calma. Allora, però scusa un attimo, mi sa che non era questa la grotta, vero? Porca miseria, non era questa, è vero? Era quest'altra, da quest'altra parte. Ok, bene. Bene, pelli rare, molto molto bene. Allora, dov'è che vado di qua? Da nessuna parte, ok. Senti, ma... ma che cavolo sarà l'altra grotta mancante? Questa l'ho fatta. Documento, questo l'ho visto, ok. Ah, questa grotta. E anche questa grotta. D'accordo, allora la vedremo poi. Adesso sto cercando di andare dalla parte giusta. Male raro. Wow! Oddio. Porco molosca! A posto, inculata a merda. Vabbè. Correti, correti, correti! Niente, eh? Oh, ce l'ho... No, ancora vivo? Ok. Puttana Eva. Guarda, l'ho tempestato di frecce. Per la miseria. Ok. Chi minchia se l'aspettava? Ok, sì. Esatto. Ma sta cazzo di tigre prima non c'era. C'è un sentiero. È molto battuto. Bene, mi sono scervelato per niente in passato. Aria sconosciuta. Ho trovato la radio di uno degli invasori che hai ucciso. Riesci a sentirmi? Porte chiare.
Posso intercettare le frequenze degli invasori mentre mi rimetto in sesto. Ti avverto se sento qualcosa di utile. Nuovo accampamento scoperto, burrone ghiacciato, molto bene. C'è qualcosa di utile? No. Però possiamo fermarci un attimo perché devo un attimino vedere. Infatti, due punti abilità. Vabbè, cominciamo un po' anche a... che ne so. Esecuzioni furtive molto più rapide e brutali. Vai. Uccisione in schivata anche. Va bene, facciamo così. Tanto voglio farle tutte. Inventario, attrezzatura. E abbiamo la possibilità di fare tipo zaino. Quantità di risorse che puoi portare con te. Vai. Assolutamente. Molto bene, adesso le risorse saranno molto di più e la cosa mi fa molto piacere. Ecco, l'unico problema è che adesso non ho più possibilità di potenziare le armi. Ma poco male, preferisco lo zaino, decisamente. Nadia, cos'altro puoi dirmi sulla Valle Maledetta? Per secoli il mio popolo si è sempre tenuto alla larga da quel luogo. Quando arrivarono i sovietici, cercarono di costruire un avamposto nella valle, ma scatenarono l'ira di Baba Yaga che fece impazzire tutti. Il nonno mi ha raccontato tutto di lei. Vive in una casa stregata che cammina con le zampe di un uccello. Credi davvero a questa storia? La casa con le zampe di un uccello? Mi fido di mio nonno. Era nel gulag quando i sovietici presero mia nonna e la portarono nella valle per aiutarle a studiare le rovine. La strega l'ha uccisa e lui non l'ha mai dimenticato. Ma... merda. Ferma. La voce di Dio, tomba della sfida opzionale. Lara, aspetta, ho intercettato una comunicazione. Devi sentirla. Vedetta, mettetevi in contatto. Venite qui. A prendere subito. Merda. Che diavolo è? Si muove. Ma come? Come? Perché? Mamma mia. Era una strega. Di certo sta succedendo qualcosa fuori. Qualunque cosa sia, andremo fino in fondo. Ok. Bene. Allora, questo è quello per tornare indietro probabilmente. Wow. Mamma mia, mi ha preso un colpo. Oh, ma che diavolo? Perché non si è aggrappata? Che diavolo è successo? Vabbè. Vedi? Non si era aggrappata. Vabbè. Non entrare nel tempio antico. Segui la passerella di legno lungo il dirupo. Dovrebbe esserci una corda per arrivarci. Quel sentiero ti porterà dritta alla valle. Allora, non entrare nel tempio antico. Non entrare nel tempio antico. Aspetta, borsa di esplorazione. Mica l'avevo vista. Grazie, ma questa è la tomba. Cos'è quel suono? Vabbè, casomai moriamo. Amen, sono curioso. Ok. Documenti anche. Senza questo posto,
questa scultura divina di vento e roccia, ci saremmo smarrite. La storia dell'esploratore che scoprì questo luogo è ben conosciuta da tutti. Ma molti non sanno che siamo stati prossimi alla morte. Ci eravamo persi nelle montagne, senza cibo né speranze. Avevamo iniziato a mettere in dubbio lo stesso profeta. Ma l'esploratore sentì il suono e lo prese come un segno. Da solo scalò i dirupi, attirato dalla musica, e da lì vide la nostra salvezza. Questo santuario non è dedicato solo a lui e al suo coraggio, ma alla forza della nostra fede. Mi sembra giusto. Attenzione, è anche una mappa. Questo era una specie di santuario. I pellegrini venivano qui per dimostrare il loro rispetto. Quante belle cosette in più. Aspetta, credo. Sì. Un bel po'. Bene. Ecco. Almeno questo contrappeso funziona ancora. Ma aspetta, devo aggrapparlo da qualche parte? Oppure, aspetta. Diavolo, il contrappeso è bloccato. Aspetta, devo attraversare quella porta. Quel contrappeso è bloccato. Ah, aspetta un attimo. Ok. Ho capito, non me ne ero accorto all'inizio. Oh, un altro documento, figo. Dicono che non si scorda mai la prima volta che si è sentito quel suono. I miei genitori mi hanno portato qui per contemplare il mistero del santuario. Quando sarà il momento... Anch'io porterò qui i miei figli. Dicono che senza la musica delle montagne, i nostri antenati avrebbero vagato sulla terra fino alla morte. Invece, queste montagne offrirono loro un rifugio, proprio come ora lo stanno offrendo a me. Giusto. Ok. Diavolo, non servirà a nulla così. Quindi? Oh, ok. Ho capito. Sì, così va meglio. Perfetto, facciamolo funzionare. Ah no, aspetta. Ah, devo colpirlo quando c'è il... Oh, che pallissime. Oh! Ah, aspetta, sì, giustamente. Thank you.
Ma dai, che palle! Mamma mia, che stress! Vabbè, non devo avere per la fretta del cavolo. Prova calma. Oh. Devo aprire la porta. Ok. E apriamo quest'altro. Ok, grande. Che figata. Incredibile. È una formazione naturale. Eh sì. Bella sta tomba. Il controller mi sta vibrando fortissimo. È un codice. Questo contiene una serie di riflessioni sulla volontà. Forza interiore. Nuova abilità presa. Se subisci ferite gravi in battaglia evidenziate dallo schermo che diventa grigio, la salute viene ripristinata automaticamente. La rigenerazione istantanea della salute avviene una sola volta per combattimento e si ricarica tra un combattimento e l'altro. Ok, utile. Tomba completata, la voce di Dio. Grazie, Madonna se... Ok. Bene, perfetto. Che gran figata. La valle maledetta non dista molto da qui. Scendi per la passerella di legno lungo il dirupo. Ok, documenti. Un paramento liturgico indossato dai sacerdoti durante la messa. Ok. Wow, per un attimo mi sono cagato sotto. Pensavo si fosse lanciata nel vuoto a cazzo di cane. Ce la faccio? Sì. Anche se un po' così. Oh. C'è un piccolo accampamento. A quanto pare il nonno è riuscito ad arrivare almeno fin lì. Sei quasi arrivata alla valle. Grande. Sa che ci siamo. Cerca il nonno scomparso di Nadia nella valle maledetta. Nadia, credo di aver trovato la valle maledetta. Non so se è Baba Yaga, ma c'è qualcosa qui. Fai attenzione. È la sua terra. Ok, allora, intanto un documento. Nadia, nipote mia. A quest'ora l'avrai già scoperto. Sto andando nella valle per uccidere la strega, Baba Yaga. Vado a vendicare tua nonna. Ci sono dei nuovi arrivati nella nostra valle. Uomini armati giunti a bordo di elicotteri. Non so cosa vogliono, ma so che se devo andare, questa è la mia ultima occasione. Meriti di sapere la verità, di conoscere le mie ragioni. Tuo nonno non è un uomo saggio. Ho lavorato sodo per diventare una brava persona, per amore di tua nonna. Ma non è sempre stato così. Venivo dall'Occidente, dove anche un piccolo villaggio ha migliaia di abitanti. Quando sono entrato nel partito ero un giovane pigro e sognavo una vita facile, una comoda scrivania nella grande città. Invece mi hanno mandato qui, alla fine del mondo.
a guardare uomini e donne lavorare, patire la fame e morire, a prendere parte alla loro punizione. Sapevo che era sbagliato, ma non sapevo come ribellarmi finché non ho incontrato lei. Bella, bella storia. E allora, che altro c'è di interessante? Vabbè, tanti posti in cui andare. Puntatina all'accampamento, c'è qualcos'altro che possiamo fare? No, assolutamente no. Ok, allora, cominciamo ad andare, va. Ehi. Ah, ok, vabbè. Andiamo di qua. Oh, un altro. Il contatto iniziale con il vecchio nativo è avvenuto alle 7 del mattino. Pensavamo volesse attaccare la base, ma ha tirato dritto, avventurandosi in un canyon inesplorato. Siamo stati autorizzati a seguirlo a distanza e ci siamo subito imbattuti in rovine e altri indizi promettenti. Stiamo cercando di mantenere la calma, ma pensiamo di aver trovato qualcosa di grosso. Quel bonus per le scoperte è praticamente nelle nostre tasche. Bene, mi sa che non vi è andata benissimo. Che succede qua? Wow! C'è una specie di polline nell'aria qui. Fiori. Cos'hai detto? Non ho capito. Qualcosa non va. Mi gira la testa. Oh no. È troppo tardi. Morirai. Oh oh. Porca miseria, le allucinazioni. No, oh. Deve essere un sogno. Non è reale. Non può essere. Oh. Fermarti. Papà, no, oh. Non può essere. No, un attimo. Un attimo, dove sono? Fin dove arriva questo sentiero? Vieni. Non può essere vero, non è lui. Papà, basta, ti prego. Oh, mi ha pigliato un accidente. Lo sarei dovuto aspettare. Mannaggia a me. È una verità dietro ogni uccello. Voglio andarmi, ti prego. No. No. Non può. Che cosa vuoi da me? Basta! Diavolo, smettila! Torni. Minchia, che ansia. Oh, papà. No. Ti prego. Cristo santo. Chi sei? Vieni a vedere. Madonna mia, che cosa inquietante. Va bene, allora, ragazzi, io mi dispiace ma devo fermare qua perché non c'ho molto tempo ancora per registrare. Qua mi sa che andrà avanti per un po' e poi tutto il tornare indietro, eccetera. Quindi mi dispiace, vi devo interrompere la puntata qua. Ma tanto non vi preoccupate che domani ce n'è un'altra subito. Capito, ragazzi? Quindi per oggi è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale anche se... se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. Qui sotto in descrizione, come sempre, trovate tutti i link social e tutti i link per supportare il canale se volete. D'accordo, ragazzi? A presto.